È stata una delle familiari di maggior successo sul panorama europeo e anche in questa versione 2008 Audi A4 Avant conferma la ricetta che ne ha fatto un punto di riferimento. Motori performanti, tecnologia e design. Il tutto sapientemente combinato. È da sempre una delle protagoniste di spicco del segmento e ancora una volta la familiare di punta del marchio Audi stupisce tutti, riuscendo ad attualizzarsi e al tempo stesso rimanendo fedele a una tradizione che sa mettere in primo piano a pari merito tecnologia, design e potenza. La nuova Audi A4 Avant conferma il look aggressivo che ne ha sempre decretato il successo, anche se rispetto al modello precedente cambiano le dimensioni e il quadro viene dipinto con tinte più sportive. Lo sbalzo anteriore è stato ridotto, il cofano motore e il passo allungati, i montanti posteriori ridisegnati con ispirazione coupé, mentre le linee orizzontali che dominano la parte posteriore ne sottolineano la larghezza, a tutto vantaggio dell'effetto ottico di potenza e stabilità. Se tutte le misure crescono, anche quelle relative al bagagliaio, che si presenta oggi corredato da soluzioni intelligenti quali il fondo ribaltabile e la copertura avvolgibile, la vettura riesce però a risparmiare il 10% del peso rispetto alla generazione precedente. A guadagnarci sono le doti di dinamismo, potenza e agilità della familiare tedesca. Spaziosi sono gli interni, eleganti le finiture. Il cockpit nasce dall'esperienza maturata su A8, mentre il freno di parcheggio non è più a leva ma elettromeccanico. Il climatizzatore ora è automatico di serie. Per quanto riguarda le soluzioni di sicurezza, la nuova Audi A4 Avant prevede airbag autoadattativi, pretensionatori con limitori della forza di ritenuta e riconoscimento della posizione dei sedili anteriori. I motori inizialmente saranno due benzina e due diesel, tutti a iniezione diretta, un 3200 da 265 cavalli e un 1800 da 160. Sul fronte gasolio un 3000 TDI da 240 cavalli e un 2000 da 143. Audi A4 Avant sarà nelle concessionarie italiane verso la metà del mese di aprile.